Siamo pronti a collegarci con Milano per la 20ª edizione di Fa la cosa giusta, una delle fiere più importanti in Italia dedicate al mondo della sostenibilità. È con noi stamattina Luca De Cas, editor per la collana Percorsi di Terre di Mezzo, Terre di Mezzo ente organizzatore dell'evento, giunto, come dicevamo, alla sua 20ª edizione, quindi pronti a spegnere queste 20 candeline. Buongiorno Luca, ben trovato. Buongiorno Tony, buongiorno a tutti, è un piacere. È bello vederti con questo sfondo dedicato alla natura, perché con te ci concentreremo proprio su uno dei tanti aspetti, dei tanti temi che state affrontando proprio in queste ore alla Fiera di Milano, quello del turismo consapevole e dei cammini. Prima però ti chiedo come sta andando, che clima si respira a Fa la cosa giusta? Ma guarda, il clima è sempre bellissimo, perché Fa la cosa giusta è proprio una festa. La nostra idea è che sia non tanto una fiera, non solo una fiera di prodotti, ma una fiera di persone. Quindi davvero per noi Fa la cosa giusta è un po' la piazza del paese dove ci si rincontra un anno dopo l'altro con tanti amici e si scoprono tante cose interessanti, utili, e per provare anche ad avviare un piccolo cambiamento. Fa la cosa giusta ha questo sottotitolo, possiamo dire, che a me piace sempre molto, che è il futuro di chi lo fa, e davvero la fiera cerca di dare delle idee, degli spunti per uno stile di vita più sostenibile, passando attraverso il turismo, il cammino, ma anche attraverso tanti altri, diciamo così, settori della vita di tutti i giorni, dal cibo all'abitare, al vivere con i bambini e i ragazzi, alla scuola. Quindi davvero un universo che si incontra per 3 giorni qui a Milano nei padiglioni della fiera. Intanto, grazie all'aiuto della regia, stiamo vedendo anche il sito ufficiale faracosagiusta.it.org, dal quale potete reperire tutte le informazioni magari per partecipare alla fiera che si chiuderà domani, quindi avete ancora tempo a disposizione. Tanti i temi che vengono trattati, come detto con Luca ci concentreremo sul turismo consapevole, sulla dimensione dei cammini, una dimensione che sta diventando sempre più importante, direi per fortuna, in Italia. Probabilmente grandi cammini nel resto del mondo avevano già raggiunto un certo grado di notorietà, finalmente ci stiamo mettendo al passo, direi, perché anche noi a cammini non siamo messi affatto male. Assolutamente no, anzi qualcuno comincia a dire che sono fin troppi i cammini italiani. Noi non siamo d'accordo, però ovviamente rispettiamo il pensiero di tutti. Una delle cose divertenti, anche belle del cammino, è proprio che negli ultimi anni in Italia se ne parla un po' come una novità, no? Quasi come un po' una moda. Fa sorridere noi che ci lavoriamo da tanti anni, perché sappiamo benissimo che il cammino ha una storia più che millenaria. Il cammino di Santiago, la via Francigena, Santa Maria di Leuca verso i porti di imbarco per Gerusalemme, tanti itinerari in tutto il mondo e in tutta Europa che nascono già a partire dal Medioevo e anche prima, con l'idea e l'intenzione di raggiungere delle mete di pellegrinaggio storiche, sacre, particolarmente importanti. Ovviamente oggi non ci sono più solo o soltanto i cammini religiosi, il pubblico si è allargato, le esigenze anche di quelli che cominciano a diventare anche dei turisti dei cammini e non solo più dei pellegrini, ma comunque più in generale dei camminatori aumentano, e quindi anche gli itinerari si adattano, quindi nascono ad esempio itinerari più brevi da solo una settimana per andare incontro anche alle esigenze di chi lavora e quindi non ha tanto tempo libero, oppure itinerari ad anello che partono e finiscono in un unico posto, anche qui per agevolare quel camminatore che magari ha poco tempo e vuole concentrare l'esperienza di viaggio e di cammino magari in un solo weekend lungo. Camminare è un po' la metafora della vita, Luca, perché è importante farlo in relazione anche al tema appunto dei cammini di cui stiamo parlando? È una metafora di tante cose, sicuramente della vita, e ci insegna molto, ci insegna a lasciarci anche un po' andare, perché è vero che i cammini italiani in particolare sono estremamente sicuri, nessuno rischia niente se parte da solo con lo zaino in spalla e si mette in cammino un passo dopo l'altro sui cammini italiani, però è anche vero che contengono sempre, hanno sempre un minimo di
per così dire, di avventura, di impresa, no? Perché sappiamo che dovremo percorrere in questa giornata magari 20 chilometri, ma non abbiamo precisamente idea di che cosa incontreremo in questi 20 chilometri. Quindi rimane un po' sempre questa magia, questo mistero che accompagna i nostri passi e che davvero ci regala tanto. E poi un'altra delle esperienze belle del cammino: il cammino ti insegna a rallentare e ad adattare il tuo passo a chi va più lento nel gruppo di persone con cui cammini, che credo che sia in tempi come quelli in cui stiamo vivendo adesso, l'attenzione agli ultimi, l'attenzione a chi magari fa un po' più fatica o ci mette un pochino di più in una società che va veloce, troppo veloce, davvero è una metafora che ci allarga il cuore, ecco. Ecco, quanti, chiedo scusa, quanti fossero già appassionati al tema dei cammini, magari già sanno dove andare a reperire le informazioni che servono per avviare un'esperienza di questo tipo. Per quanti invece si dovessero avvicinare alla materia, si dovessero appassionare, magari ecco proprio in questi giorni di fiera o grazie al servizio che appunto stiamo realizzando insieme io e te in questo momento, dove possono reperire informazioni utili per avvicinarsi consapevolmente al mondo dei cammini? Ma allora, intanto ovviamente fa la cosa giusta, è proprio un po' l'area della Fiera dei Grandi Cammini, è proprio il cuore, diciamo così. Davvero negli anni tantissime persone vengono con l'intento di scoprire il prossimo cammino che faranno magari anche solo nel Ponte di Pasqua o quest'estate. Quindi davvero è il luogo adatto, se avete la possibilità, se avete tempo, la fiera è aperta tutto oggi, anche tutto domani, quindi davvero veniteci a trovare. Qualche altro suggerimento, sicuramente la possibilità di... Abbiamo appena pubblicato un volume intitolato molto semplicemente Cammini d'Italia, in cui andiamo a raccogliere 100 itinerari sparsi lungo tutta la penisola, cammini storici, cammini religiosi, cammini di pochi giorni, cammini di 50 e più tappe, c'è davvero di tutto. E quindi davvero un atlante dove anche il neofita, quello che si avvicina per la prima volta o vuole scoprire quale può essere il cammino più adatto a lui, può appunto andare alla scoperta e trovarlo. E poi l'ultimo suggerimento: questo libro è stato realizzato con il portale, con il sito Cammini d'Italia, che raccoglie la più importante community di cammini italiani, e il loro sito è molto dettagliato, anche loro raccolgono tantissimi cammini con tantissime informazioni e indicazioni per mettersi in viaggio da subito. Quindi ecco, se devo dare qualche suggerimento direi sicuramente questo, e poi lasciarsi un po' guidare anche dal cuore, perché tante volte non si sa nemmeno perché si sceglie un cammino, ma c'è qualcosa che ti chiama e quindi è giusto seguirlo. Grazie Luca. Prima dei saluti finali ti chiederei di regalarci qualche immagine in diretta dalla fiera, dove tu ti trovi per l'intervista. Hai scelto un angolino tranquillo, hai fatto bene, ti ringrazio per questa premura, però ecco, prima di salutarci facci vedere un po' quello che succede intorno a te. Guarda, allora aspetta che mi alzo, provo a cambiare la inquadratura, vediamo se ce la faccio un po' in diretta. Guarda, qui ci sono i cammini, tutta la zona dei cammini, le regioni, gli stand della Sardegna, la fiera è aperta una mezz'oretta fa, quindi è molto grande, sono due padiglioni, c'è tutto un padiglione sopra prima del nostro, e qui si sta cominciando ad animare l'area dei cammini, dei viaggi. Grazie, grazie Luca. Eccoci. Sappiamo qua che la fiera generalmente ecco, apre intorno alle 10 ai visitatori, l'ingresso alle 9 è quello proprio per chi allestisce gli stand, li anima, quindi il meglio deve ancora venire, e sicuramente tra oggi e domani, anche perché sono giorni in cui generalmente non si lavora, sicuramente ci sarà un gran bel traffico, per cui auguriamo a te e a tutto il team di Terre di Mezzo buon lavoro e buona fiera, e vi facciamo tanti cari auguri per questo 20° compleanno. Grazie mille, grazie davvero Tony, e buona giornata a tutti, vi aspettiamo in fiera. Ci vediamo lì, sarebbe bello avere una macchina del tempo e arrivare a Milano schiacciando solo un bottone. Purtroppo non è così semplice, però siamo felicissimi di essere stati in collegamento con voi. Tra l'altro ne approfitto per ricordare ai nostri amici che domani faremo il punto della 20ª edizione di Fa la Cosa Giusta con una delle sue ideatrici all'interno del programma La Regola della Sostenibilità con Fra Italo Sant'Agostino a partire dalle 10:30. Per adesso vi saluto, ti saluto Luca, buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Noi andiamo un attimo in pubblicità e poi ci ritroviamo presto.